Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di ponti, ma non di ponti tradizionali, quelli che troviamo in tutte le città o comunque sulle autostrade. Voglio parlarvi di ponti del diavolo. Hanno tutti una leggenda simile con qualche variante, ma prima di entrare nello specifico è necessario spiegare brevemente che cos'è un ponte. Un ponte è un collegamento, un passaggio che serve per unire due zone che non sono collegate tra di loro e quindi è necessario costruire un collegamento artificiale. E fate attenzione perché questo aspetto è importante. Nel Medioevo si pensava che le zone non collegate tra di loro in modo, diciamo, naturale fossero così per volere di Dio e quindi costruire un ponte per collegarle era qualcosa che andava contro la sua volontà e quindi era considerata un'azione diabolica. Inoltre, i ponti del diavolo sono collegati ad alcune credenze. Si pensa che attraversare possa aprire un passaggio con l'aldilà e quindi in qualche modo la persona che li attraversa rischia di ritrovarsi in un'altra dimensione. E questo naturalmente fa dei ponti del diavolo dei luoghi un po' magici, un po' particolari, però vediamo dove sono alcuni di questi ponti del diavolo. Il primo ponte del diavolo si trova in provincia di Aosta, in località San Martino. La leggenda racconta che San Martino aveva sfidato il diavolo dicendogli: se tu riuscirai a costruire il ponte in una sola notte, ti potrai prendere l'anima della prima persona che lo attraverserà. Però quando è arrivato il momento della ricompensa, il diavolo è rimasto fregato perché il ponte è stato fatto attraversare da un cane e quindi si è dovuto accontentare dell'anima di un cane anziché di quella di una persona. Inoltre, in località San Martino, ogni anno a Carnevale questa leggenda viene rievocata perché un fantoccio che rappresenta il diavolo viene impiccato sotto la porta del ponte e bruciato. Un altro ponte del diavolo si trova a Dronero, in provincia di Cuneo. Questa volta io l'ho attraversato questo ponte perché a Dronero ci sono andata, ho visto questo ponte del diavolo e ci sono passata sopra. La leggenda racconta che per la necessità di costruire un ponte abbastanza resistente da resistere alle piene del fiume provocate dalle frequenti alluvioni, fu stato chiesto l'aiuto del diavolo perché nessuno era riuscito a costruire un ponte così tanto resistente. Il diavolo diede la sua disponibilità, costruì il ponte abbastanza resistente da resistere appunto alle piene del fiume, però in cambio voleva l'anima della prima persona che lo avrebbe attraversato. E anche in questo caso, come per la leggenda di San Martino, il diavolo restò fregato perché il ponte fu fatto attraversare da un maiale. Un altro ponte si trova a Cividale del Friuli, in provincia di Udine, ed è particolare perché alla base del ponte c'è un grosso masso che si dice sia stato messo lì dal diavolo per fare sì che questo ponte potesse resistere nel tempo. Anche in questo caso la leggenda è simile, si dice che il diavolo volesse l'anima della prima persona che avrebbe attraversato il ponte. Anche in questo caso però è stato un animale ad attraversare il ponte. Poi un ponte del diavolo veramente bellissimo proprio dal punto di vista paesaggistico è il ponte che si trova in un parco famoso della Sassonia. Vi scrivo il nome qua sotto perché è un nome tedesco che io non so pronunciare. Quindi questa volta andiamo in Germania. Questo ponte è stato utilizzato anche per girare dei film, per fare delle fotografie particolari perché è davvero suggestivo. Si dice che sia il ponte del diavolo perché una volta che si riflette nell'acqua forma un cerchio perfetto. Inoltre, per conservare intatto questo ponte non si può attraversare, quindi si può guardare, si può fotografare, ma soltanto da fuori, diciamo così, non potete passarci sopra. Questo cerchio così perfetto che si riflette nell'acqua si attribuisce al diavolo proprio per la sua perfezione, perché si dice che solo il diavolo avrebbe potuto creare qualcosa di così perfetto. Come vi dicevo prima, per conservarlo nel tempo è stato vietato l'accesso a questo ponte, però la leggenda racconta che l'accesso sia vietato non per conservarlo intatto, ma perché altrimenti il diavolo si prenderebbe l'anima delle persone che lo attraversano. L'ultimo ponte molto famoso è il ponte di Torcello, che si trova a Venezia.
Venezia. La leggenda racconta che durante l'invasione austriaca, quella avvenuta intorno al 1800, una ragazza si innamorò di un ufficiale dell'esercito, però la famiglia non vide di buon occhio questa unione, quindi allontanò la ragazza dalla città. La ragazza, disperata, chiese aiuto ad una strega, la quale l'aiutò a ricongiungersi con il suo amato, però il diavolo in cambio voleva l'anima di 7 bambini morti prematuramente. La strega accettò e si accordò con il diavolo per fare lo scambio la notte del 24 dicembre, solo che il destino ha voluto che questa strega morisse prima di quella data e quindi il diavolo è rimasto senza la sua ricompensa. Da quel momento si narra che ogni sera, il 24 dicembre, il diavolo si presenti al ponte sotto forma di gatto nero per riscuotere la sua ricompensa. Questi sono alcuni dei ponti del diavolo e le loro leggende. Fatemi sapere nei commenti se li conoscevate o se magari ne conoscete altri che io non ho citato. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.